importante come reazione alla sconfitta del derby, e probabilmente il 2-0 prima della fine del primo tempo ha indirizzato la partita. Sì, sicuramente, c'è stata una grandissima reazione da parte dei ragazzi, soprattutto dal punto di vista atteggiamento. Oggi il primo tempo è stato un primo tempo equilibrato, dove noi a differenza loro siamo stati più cinici, però di fronte a una squadra di grossi palleggiatori che sapevano giocare a calcio, sapevamo che poi avevano difficoltà nella fase non possesso, infatti siamo stati bravi a sfruttare quelle occasioni se capitate. Poi nel secondo tempo normale non c'è stata storia, poi siamo stati bravi a chiudere la partita, però ha rimarcato l'atteggiamento di una squadra che dopo la sconfitta del derby sinceramente ha reagito alla grande dal punto di vista tecnico, tattico, dal punto di vista mentale. Oggi sono veramente molto contento. Mister, il Giulianova torna a meno 8. Lo so, vabbè, ma di solito chi vince con noi può va a perdere a capistrello, è successo anche all'Angolana, ma a parte gli scherzi. Sono contento, perché è giusto anche dirlo, però sono contentissimo della reazione dei ragazzi. Domenica c'è stata una bella batosta e oggi hanno reagito alla grande, poi è normale tornare a più 8. Diciamo che siamo contentissimi, non contenti, però adesso il cammino è ancora lungo, dobbiamo pensare al cammino nostro, dobbiamo pensare a fare le partite nostre e cercare di vincere più partite possibili e cercare di portare a casa questa promozione. Ecco, la scelta di Santi Rocco all'inizio e poi Esposito subito in campo ha dato quella esperienza a questa squadra di cui aveva bisogno. Sì, beh, Ciccio, sapete tutti che giocatore è. Si vede ancora che non è al 100%, poi l'ho fatto uscire dopo 10 minuti del secondo tempo perché mercoledì abbiamo un'altra partita, poi ho squalificato sia Massarotti che Ferraioli, quindi ho dovuto fare delle scelte, ho avuto la fortuna, grazie al risultato, di gestire questa situazione. Per quanto riguarda Santi Rocco, sei stato bravo a sfruttare l'occasione, non era facile, ho fatto una scelta tecnica, però davanti ho dei giocatori veramente, veramente forti, tutti quanti si mettono a disposizione l'allenatore e sono veramente molto contento. Senti mister, l'ho chiesto pure a Furlan prima, questo gruppo quando è chiamato a reagire, mi è venuta in mente la sconfitta con l'Angolana, la volta successiva non ti tradisce mai. Questo è un grande gruppo e lo dimostra questo, noi difficilmente sbagliamo due volte di fila. Domenica è stata, diciamo, abbiamo peccato soprattutto di inesperienza, perché tanti di quei giocatori, dei nostri giocatori, queste partite non hanno mai fatto, come il sottoscritto, come allenatore. E quindi di fronte avevamo una squadra che faceva la partita della vita e l'ha dimostrato. Però questa squadra, come hai detto tu, quando c'è da reagire lo fa la grande. E oggi sinceramente non c'è stata storia, a parte i primi 20 minuti che l'abbiamo giocata alla pari, però poi è uscita la nostra forza. 10 gare restano, mister, da giocare. Più 8 sul Giulianova, un Teramo che mette un'ipoteca verso la Serie D. Non lo so, la cosa sicura è che con 8 vittorie siamo in Serie D, noi dobbiamo pensare al nostro cammino come abbiamo sempre fatto, rialzandoci quando sbagliamo. Ultimamente stiamo sbagliando poco perché siamo primi dalla prima giornata di campionato, quindi stiamo facendo un grosso percorso. Adesso dobbiamo pensare a mercoledì, che è un'altra competizione importante, perché io, come dico sempre, siamo sempre il Teramo e dobbiamo cercare di competere in tutte le partite delle competizioni e cercare di vincerle. Sappiamo che sarà difficile vincere la Coppa Italia, però ho una rosa importante, è giusto che ci proviamo. La squadra ha giocato anche per una vittoria da dedicare anche al super tifoso Benedetto Presante, scomparso di recente. Ma sicuramente la vittoria va dedicata a lui. Io sinceramente non gli voglio dedicare questa vittoria, spero di dedicargli a fine campionato la vittoria del campionato, perché Benedetto se lo merita, è il nostro grandissimo tifoso. Ho detto ieri quello che rappresenta lui per me, lui ogni rifinitura veniva a trovarmi, veniva a darmi in bocca al lupo, la persona che mi metteva sempre positività, e si è visto anche da oggi il calore dei tifosi, quello che gli hanno dimostrato.